Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Oggi su Grounded andiamo a vedere come passare in NG+ e poter accedere a tutti i nuovi contenuti che sono stati inseriti. Non propriamente tutti i contenuti, perché comunque c'è qualcosa che possiamo andare a scoprire anche nella nostra lobby normale senza essere passati in NG+. Però qui oggi vedremo come poter accedere alla nuova partita che ci darà proprio accesso a delle nuove armi, a dei nuovi oggetti, a delle nuove costruzioni per poter fare l'upgrade alle nostre armi e renderle più potenti di quanto già le avevamo. E vedremo anche cosa fare con le regine formiche, perché possiamo fare una cosa molto interessante prima di passare in NG+ per poter accedere a delle armi che altrimenti non avremmo sbloccate nemmeno in New Game Plus. Quindi vi consiglio di farlo prima di accedere a New Game Plus. Prima di vedere tutto quanto però vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta e di controllare in descrizione dove trovate il link per il mio canale TikTok dove seguirmi e anche quello per il server Discord dove unirvi per avere tutte le informazioni e le novità dei giochi che porto sul canale. Ma ora passiamo a vedere come e quando accedere ad NG+. Partiamo subito senza troppi preamboli col vedere come passare in NG+. Siamo vicino al laghetto, come vedete, nella zona che sta più a nord all'incirca, esattamente in questo punto sotto il muraglione qui. Ci sarà una grotta esplorabile. L'avevamo già vista anche in precedenza, per chi mi segue già da prima sicuramente saprà che troveremo questo portone. Questo portone non sarà attivabile se non avete completato la storia fino alla difesa del Javamatic che si trova in questa posizione all'incirca. Quindi dovremo essere giunti per forza alla difesa del Javamatic e quindi aver sconfitto nel laboratorio delle formiche il boss che sta nel castello di Moldork, il direttore Schmector, il formicuomo e così via. Ma non solo, dovremo andare a sconfiggere anche la Broodmother, come vedete dall'immagine, la Mantide e la Regina delle Vespe. Fatto ciò, avrete accesso a questa nuova stanza, dove ci saranno alcune cose da raccogliere, come degli appunti di ricerca, alcuni toast che vi daranno degli ottimi buff, quindi vi consiglio di metterli in frigo per non farli consumare, e vi darà la possibilità di passare in NG+, attivando questo macchinario. E questo, diciamo, è il metodo per farlo, per passare in NG+, grazie a questo macchinario RMX-R. Ma cosa fare prima di passare in NG+? Ci sono alcune cose che vi consiglio di completare, perché potrete avere accesso a delle armi uniche in NG+. Se non lo fate, quindi non le potrete sbloccare fino almeno a NG+2. Quindi andiamo a vedere cosa sono queste cose da completare. Innanzitutto, prima di passare in NG+, una cosa che va fatta è quella di acquistare tutte le ricette che ci sono a disposizione nel negozio scientifico con i punti scienza. Perché quando passerete in NG+, i vostri punti scienza torneranno a zero. Quindi partendo con un New Game Plus non avrete più la scienza che avevate nella partita precedente. Dovrete rifarvela tutta per acquistare naturalmente tutte le nuove cose che il negozio scientifico avrà. Perciò acquistate tutto quello che avete a disposizione. Seconda cosa da fare sarà quella della gestione del rapporto che avremo con le formiche regine. Cosa voglio dire? Abbiamo sbloccato le offerte di amicizia per le regine delle formiche, quindi possiamo offrire amicizia alle formiche regine e loro ci sbloccheranno la nuova mutazione. Questa è una delle opzioni che abbiamo a disposizione, ma se andiamo al laboratorio della Foschia e, come state vedendo, raccogliete queste due ricette, vi darà accesso ad altre due ricette che saranno la ricetta con mela avvelenata e la ricetta con mela infetta. La ricetta con mela avvelenata andrà ad uccidere la regina rossa, quindi se consegnerete quella la ucciderete, avrete il drop dei suoi materiali e null'altro. Mentre se utilizzate il tramezzino con mela infetto ci sarà una novità sostanziale in New Game Plus. Infatti quando entreremo in New Game Plus potremo andare da lei e, consegnando un panino ammuffito, potremo ricevere la ricetta per un nuovo macchinario.
l'insaccatrice. Una volta che avremo infettato la regina, lei in New Game Plus ci darà questa ricetta per questo nuovo macchinario. Non solo, passando proprio all'interno del formicaio rosso, troverete sicuramente delle formiche rosse infette, sia formiche rosse soldato che formiche rosse operaie. Se li sconfiggerete, andando poi ad analizzare i loro pezzi, scoprirete che vi sbloccheranno la costruzione di due ulteriori cose: lo scudo infetto e la lancia infetta. Queste due armi non potreste riceverle se non avete infettato la regina prima di passare in New Game Plus. Quindi, cosa è meglio fare? Meglio consegnare il panino normale e quindi farsi amica la regina rossa per avere come pet le regine e poterle evocare durante il gioco, oppure infettare la regina e averla in New Game Plus e poter così accedere alle armi infette. Dal mio punto di vista, credo che la miglior cosa sia quella di infettarla, perché le armi infette sembrano essere davvero molto forti, mentre visto che già in precedenza le evocazioni di formicuomo piuttosto che dei ragnetti con le mutazioni quando combattiamo non sono così forti, non sono così indispensabili. Quindi secondo me meglio avere lo scudo e la lancia infetti e poterli utilizzare sempre durante il nostro gioco. Passando in New Game Plus inoltre avremo accesso anche a tutta una nuova serie di nemici. Questi nemici potenziati che sto affrontando, che avrete incontrato anche se siete stati di nuovo nel formicaio, saranno più potenti, avranno più vita, saranno più veloci e faranno più danno. Fondamentalmente saranno più difficili da affrontare. Potrà esserci qualsiasi insetto nemico con questo potenziamento, quindi fate attenzione. Mi è capitato di incontrare un rinoceronte nero nella parte bassa del giardino, cosa che prima non si era mai vista, e quindi girovagare per il giardino non sarà magari più sicuro come lo era nella partita precedente, anche perché questi nemici sono molto più forti, guardate solamente la barra della vita che hanno, quindi attenzione. Ci saranno poi anche tutti dei nuovi ninnoli che andremo poi a vedere, perché sono molto randomici. Possiamo raccoglierli dello stesso tipo, ma che avranno dei buff e delle perk diverse fra loro, quindi non saranno quasi mai uguali. Se in NG+ poi tornate dal negozio scientifico, scoprirete che ci sono tutta una serie di nuove armi. Ci sarà il pacchetto per avere il teletrasporto, quindi non utilizzeremo praticamente più gli zipline, però non tutte saranno accessibili direttamente in NG+1. Se vedete in fondo alla descrizione di ciò che volete comprare c'è un toast. Lo avete visto anche quando siete spawnati in NG+, e questo starà a significare il numero di NG+ in cui siete. Come vedete, per esempio, la lingua frizzante o il pacchetto proprio per il teletrasporto ha un 2 e indicherà il livello di remix che dovremo effettuare per poter sbloccare questo tipo di ricetta. Quindi passare ulteriormente in un nuovo NG+, però prima di farlo vi consiglio di aspettare un attimino, capire come muoversi, come gestire ciò che di nuovo avete trovato, magari potenziare le nuove armi che avete, perché è probabile che ci sia qualcosa da fare di importante anche con le altre formiche regine. Verranno poi anche randomizzate le posizioni di tutti i milk molar, quindi i dentini da latte che saranno raccoglibili, saranno in posizioni diverse rispetto a quelle che conoscevamo prima. Dovrete raccoglierli nuovamente tutti se volete aumentare nuovamente le vostre statistiche al personaggio, quindi la salute massima, la resistenza, il consumo della fame e sete e così via. Andranno raccolti nuovamente per potenziarvi e poter nuovamente passare in NG+, affrontando la Broodmother, affrontando tutta la storia di nuovo fino al Javamatic, affrontando la regina delle vespe e affrontando la mantide. Quindi dovremo fare tutto quello che abbiamo fatto nella prima partita, ovvero sbloccare tutta la storia e affrontare questi tre boss, passare in NG+ e farlo nuovamente. Però attenzione che qui può essere che incontriate anche i boss potenziati, quindi se lo fate io vi consiglio di lasciar perdere il combattimento e affrontarli nuovamente più avanti, perché magari potrebbe rivelarsi davvero troppo difficile. Non è detto che spawnino potenziati sempre, quindi fate bene attenzione quando li affrontate. Bene ragazzi, questo a grandi linee era tutto quello che troverete quando passerete in NG+. Abbiamo visto all'inizio subito, almeno chi voleva passare direttamente in NG+ senza sapere nulla
lo può fare vedendo la prima parte di video. Io spero di avervi detto tutto ciò che vi serviva, ciò che vi può essere d'aiuto quando entrerete in NG+. Se quindi vi sono stato utile, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale e controllate in descrizione dove trovate anche il link per TikTok dove seguirmi e quello del server Discord per avere tutte le informazioni e le novità dei giochi che porto sul canale. Io ora vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!